Eccoci con questa prima intervista e faremo queste interviste a produttori per farci spiegare meglio dai singoli produttori il territorio e ogni volta parleremo di un argomento. Per il nostro primo appuntamento siamo con Stefano Amerighi, ciao e buongiorno. Stefano Amerighi, che conoscerete, suppongo, comunque vignaiolo di Cortona, quindi siamo nell'Aretino. E quindi parleremo del Syrah soprattutto, ma non solo, infatti parleremo anche delle diverse esperienze in Australia, in California, del Rodano e da Cortona. Proprio da Cortona infatti vorrei partire e vorrei chiederti come sei arrivato a Cortona, ma non solo a Cortona, come hai scelto i tuoi terreni e al Syrah, come è nato poi l'amore per Syrah, comunque la tua passione per Syrah e perché hai deciso di lavorare proprio con questo vitigno. Beh, in realtà dopo un po' di visite in giro per la Toscana, io sono della zona, insomma, sono della Valdichiana, quindi i miei genitori e i miei nonni sono legati al mondo dell'agricoltura, della produzione. Io ho vinificato nella cantina poi di mio nonno fino al 2009. È nato un po' da lontano questa idea di questo lavoro e di questa passione per la Syrah. Io la coniugo sempre al femminile, dovrebbe essere coniugata al femminile, come un po' la Barbera. Ho iniziato a bere in maniera cosciente più o meno dai 16 anni. Ho fatto il mio primo corso dell'AIS a 18, e da lì ho iniziato un po' a girare per territori, per produttori. Ero giovane, insomma, avevo poco più di 20 anni, anche la diffidenza che i vecchi contadini e i vecchi vignaioli davano a un ragazzo giovane con capelli lunghi, poco raccomandabile, magari nell'aspetto, ma con tanta passione. Mi trovai poi a fare un'esperienza in una fattoria del Chianti, al Poggiolino da Piero Lanza, e lì cambiò tendenzialmente la mia vita, insomma, quello che era l'istinto di famiglia, quello che era il lavoro fatto da mio nonno, ma che ancora non avevo del tutto metabolizzato, in realtà divenne poi qualcosa di assolutamente fondamentale per la mia vita. Fra i vari assaggi, mi ricordo in una maniera molto, molto nitida questa degustazione per i tre bicchieri, forse del 97, dove c'era una Syrah di Cortona, si chiamava tenente Fattoria di Manzano, adesso tenente Alessandro. Il vino Bosco, tornai a casa con questa grande suggestione, disse: ma ho assaggiato un vino straordinario, che cos'è? Lo fanno a me. E lui mi disse: guarda, è dietro casa, insomma. Dice: ah, non è possibile che si faccia una cosa. E allora da lì nacque un po' l'idea di approfondire la conoscenza con questo vitigno. Seguirono tanti viaggi poi in Rodano, lì ho conosciuto poi tanti ragazzi, tante storie, tanti vecchi vignaioli, tanti vignaioli che in questa fase mia hanno poi smesso e hanno passato magari a vignaioli più giovani, quindi tutta quella generazione che poi ha smesso intorno al 2006 di fare grandi vini come Raymond Trollat, come Marcel Juge, insomma, alla fine, come Robert Michel. È la ragione per cui alla fine, se si va in situazioni molto meridionali, molto calde, molto assolate, molto siccitose, in realtà la Syrah si comporta in maniera, quella sì, un pochino più maschile, un pochino più sviluppando queste parti tanto muscolari e poco poi invece legate invece alla floralità, alla finezza, all'eleganza, alle parti più sottili dell'essere di questo vitigno. Ma è tanto goloso di sole, quindi quella parte, insomma, quella fascia di luminosità che tocca questa parte della regione, con questa apertura delle colline molto, molto aperte, molto dolci, mi entusiasmava molto. Ma, ripeto, quando si sceglie un vigneto si sceglie sempre, almeno per quello che riguarda me, e ripeto, per quello che sto facendo adesso per la ricerca delle nuove piccole parcelle in montagna. Io seguo sempre un principio che è un principio di sensibilità,
Io pianto le vigne dove starei bene io come persona, insomma, dove sto bene come persona, dove voglio passarci del tempo. E in quel punto particolare, in quella parte particolare di quelle due colline, mi ricordo che andavo da piccolo, quando i miei mi portavano insomma a cavallo in quelle colline lì, e io al tempo non volevo, insomma, avevo paura, insomma, mi garbava tanto questa pratica. La subivo perché piaceva a mio babbo e quindi gli toccava andare. Cadevo sempre, mi sono rotto qualsiasi cosa, ma insomma, alla fine lo dovevo fare, però mi ricordo che arrivavo proprio in cima a questa collina qui, che per me era una liberazione, perché significava aver finito questa sorta di tortura della mezz'ora precedente. Ci sono ritornato dopo tanti anni, dopo quasi 30 anni, quando andai a vedere queste colline, perché poi mi portò poi una persona che faceva da tramite, insomma, quando gli dissi che cercavo una zona particolare. La riconobbi, che era veramente tanto tempo che non ci ritornavo. Io sono un fumatore di toscano, quindi mi accesi in toscano, era freddissimo. Eravamo al tramonto, mi concentrai talmente sulla bellezza del tramonto e sulla bontà di quel toscano che me lo consumai praticamente senza accorgermi che nel frattempo la cenere era arrivata a toccarmi le dita. Nel frattempo il sole tramontò e era chiaro che lì ci avrei piantato la vigna su. Perché Ok, alla quindi fine. se qualche indicazione un po' dal punto di vista dell'ambiente, comunque perché ok, dove stiamo bene, però come dicevi, sole, poi anche un ambiente ventilato. Beh, logicamente, ripeto, allora, a Cortona c'è un suolo completamente differente da quello del Rodano. Quindi l'idea di collegare una Rodano in Italia è proprio sbagliato. Cioè, i suoli, la matrice geologica è completamente differente. Il Rodano, nel Rodano Alto, quindi nel Rodano Alto si parla fra Gien e Valence, fra Ampuy e la Côte Rôtie, e Saint-Péray sotto Cornas. I terreni sono di matrice granitica, più o meno granitica, con alcune infiltrazioni in alcune denominazioni, come nel San Giuseppe storico, più di origine calcarea e argillosa, oppure più ciottolosa alluvionale, come nel caso del Cros Hermitage. Ma tendenzialmente la bandiera, la peculiarità forte sono questi pent, queste veramente pendenze enormi fino al 60% sul coteau, quindi su queste coste di origine granitica. A Cortona abbiamo dei terreni che vanno terreni più sabbiosi a terreni argillosi e terreni argillo-calcarei. Per me i più interessanti sono quelli argillo-calcarei, sono quelli che mantengono quella tessitura e quella saporosità che può dare la maturazione di un frutto, ma col fatto dell'argilla che mantengono una capacità idrica, come si chiama, da un punto di vista appunto agricolo, e che mantiene poi la freschezza della pianta, non la fa andare in stress idrico. Quindi quello che caratterizza tendenzialmente i vini di Cortona per la maggioranza sono questo genere di matrici geologiche, argille, infiltrazioni di argille calcaree, e in alcune parti, territorio di Cortona è molto ampio, sabbie. Ripeto, per quanto riguarda la mia esperienza, quello che cercavo non era la sabbia, logicamente. Quello che cercavo era proprio l'argilla e l'argilla calcarea. E su questo territorio e su questa matrice è nata la mia prima parte del progetto. L'altra parte del progetto si è sviluppata invece in alta montagna, ma lì siamo sopra gli 800 metri, nel mio vigneto, nella mia azienda siamo a 300-320, lì siamo tra i 750 e gli 820 metri. Un terreno completamente diverso, nuovamente, e poi magari spiegherò perché ci sono tanti
territori diversi, tante parcelle diverse anche a comporre la mia azienda. Nel caso poi della montagna, invece lì è Galestro, Galestro con anche lì delle formazioni più quarzose, quasi soltanto pietra, e lì cambia anche la forma d'allevamento, insomma lì alberello, gobelè come nel caso del Rodano, è una storia differente. A me piace aggiungere molte sfumature, per cui alla fine anche soltanto nella mia azienda facciamo circa, nel corpo storico facciamo circa 30 microvinificazioni differenti ogni anno, perché ogni piccola parcella su 8 ettari e mezzo viene vinificata separatamente, affinata separatamente, e se uno venisse in questo momento in cantina ad assaggiare il 2018, che sono ancora in affinamento separato, troverebbe 30 sirà differenti. La nostra idea è proprio quella dell'ascolto, insomma, quella di cercare di mettersi all'ascolto, di mettere in condizione tutte le singole parcelle, con le diverse esposizioni, le diverse giaciture, di esprimere al meglio quello che possono dare senza nessun tipo di caratterizzazione iniziale. Quindi io sono sempre molto laico in generale nella vita, e quindi anche in quell'approccio lì per me tutte le parcelle sono identiche, sia l'apice, che è la mia parcella migliore, sia, voglio dire, le parcelle dove faccio o il rosato, il Giulia in alcune annate, sono quelle un po' più semplici, in maniera proprio da poterci lavorare soltanto alla fine come fossero tanti colori per un pittore, scegliendo quello che poi mi interessa di più da valorizzare in una sorta di ricerca di equilibrio. E come lo cerchi questo equilibrio? Cioè cosa vai a cercare nei tuoi vini quando vai a fare poi vari assemblaggi e ad assaggiare le diverse parcelle? Cosa poi si ritrova nel tuo vino rispetto ad altri Syrah? Io cerco sempre di dare una visione di complessità e di integrazione fra elementi molto differenti. Anche questo rispecchia un'aspirazione. Io dico sempre, facciamo questo lavoro se fatto con una certa visione. Noi facciamo biodinamica dall'inizio, proprio dall'inizio. Attualmente l'azienda non è più soltanto un'azienda che fa viticoltura, ma c'è gli animali, ci sono differenti coltivazioni. È quello che si chiama in biodinamica un organismo agricolo individuale. Quindi è proprio come il nostro organismo, complesso, con tanti organi che funzionano, ma con questa visione olistica, per cui la somma dei singoli elementi poi aspira ad avere un risultato maggiore della semplice addizione. Quindi questa visione, che ripeto, è una visione agricola, ma anche una visione sociale, è anche un'aspirazione, e non si potrebbe fare questo lavoro e queste scelte se non ci fosse anche una visione politica, se non ci fosse anche una visione etica dietro. Quindi nel lavorare con così tante parcelle, così tante contaminazioni, così tante espressioni della Syrah, a me piace trovare un equilibrio che sia non l'equilibrio dato da tutto quello che di meglio ho in vigna, ma che sia veramente la somma di tante sfumature. Perché queste sfumature, queste parcelle che magari danno più floreale, queste parcelle che danno più spezia, parcelle che danno più frutto, parcelle che danno più espressioni maschili, più femminili, danno quel dinamismo poi in bocca, nell'assaggio, nell'evoluzione del vino nel bicchiere, prima in bottiglia e poi nel bicchiere, o nei giorni in cui viene lasciata aperta la bottiglia, che a me interessa sempre di più di trovare nei vini. È una questione di complessità. Io dico sempre, l'equilibrio è un equilibrio fra diversità, perché l'equilibrio fra diversità dà complessità e dà dinamismo. C'è un libro bellissimo che io consiglio agli appassionati, a chi vuole affrontare le degustazioni, ma anche a chi fa il mio lavoro o al semplice appassionato, che è un po', diciamo, il testo fondamentale delle vinificazioni naturali, insomma,
che questo testo di Jules Chauvet, enologo scienziato francese, che poi è il padre dell'enologia dei vini naturali, lui ha lavorato intorno agli anni 50, anni 60, e c'è un passaggio dietro con me, perché poi l'ho dato a una persona che è venuta a fare un po' di esperienza da noi in questi giorni, in cui parla per esempio di dimensione del vino, cioè non solo normalmente siamo sempre abituati all'aspetto visivo, all'aspetto olfattivo, all'aspetto gustativo. In realtà c'è una parte che è la sensazione tattile del vino, che è la tridimensionalità del vino. Jules Chauvet classifica non solo in tridimensionalità, ma in forma, in ritmo. Il ritmo è quanto la forma del vino cambia battendo nella lingua mentre il vino è in bocca. Quindi c'è, diciamo, un aspetto energetico, tattile, sensibile del vino che a me piace assecondare, che cerco nei miei tagli, che cerco nel mio brand, che cerco proprio nell'idea stessa del tipo di vinificazione che metto in piedi. E è quello che un po' caratterizza soprattutto alcune annate del mio vino. E che cambia tutti gli anni, chiaramente. E che cambia tutti gli anni, assolutamente. Anzi, cambia in maniera ancora più accentuata dal fatto che mi piace che ogni annata si porti dietro e racconti quello che è stata l'estate. In questo io non cerco mai di mediare, ma semmai di amplificare certe sensazioni. La mia 2014 mi piace che racconti un'annata che ha avuto 2 giorni soltanto di estate vera durante l'estate. La mia 2017 mi piace che racconti che è stata un'annata in cui abbiamo sognato una goccia d'acqua per tutta la primavera e per tutta l'estate, insomma. Se tu dovessi descrivere in poche parole il Syrah nel bicchiere, scusa, la Syrah nel bicchiere e la Syrah in vigna, cioè nel bicchiere un ragazzo che non ha mai bevuto vino e che quindi è interessato anche a capire determinati aromi e determinate caratteristiche di quel vino nel bicchiere, cosa gli diresti, come lo descriveresti? Beh, allora inizierei dicendo che è per questo che dicevo dell'estremo fascino che ha sempre sviluppato in me questo vitigno, perché la premessa da fare è che non c'è un'unica Syrah. Mentre, voglio dire, ci sono dei vitigni che si coltivano in larga parte del mondo che hanno, se vuoi, dei caratteri talmente marcati, talmente riconoscibili, che vanno anche un po' sopra il terroir. Se penso alla dinamica con la quale lavorano i Cabernet, i Merlot, logicamente anche da lì si va da grandissime espressioni abbastanza banali, ma per un degustatore, per un appassionato, veramente sarebbe semplice dire che cosa ti aspetti di trovare in un bicchiere. Nella Syrah è tutta un'altra storia, perché in realtà non è un vitigno che si impone sul territorio, ma è un vitigno che invece si nutre, cresce, si sviluppa e prende tutte le sue sfumature proprio da dove viene coltivato. Per cui io potrei parlarti dicendoti: aspetta di trovarci della bellissima frutta se fossi in un territorio, della bellissima violetta se ne fossi un altro, dei profumi scuri e maschili e duri, di pepe nero quasi veramente fastidioso se fossi in altri territori. Quello che a me mi rende questo vitigno di un fascino incredibile è proprio questa mobilità, è questa non ripetersi, è questa, io che degusto costantemente qualsiasi tipo di Syrah che in qualsiasi parte del mondo viene fatto,
ormai ne ho fatto una questione di, mi dico sempre, ho molti più bottiglie nella mia cantina, non mie che mie, quindi, e continua a essere così, perché continua a essere curioso, e bisogna essere tali, ma quello che mi affascina è proprio questa, la richiesta che capisci, questa interazione, questa richiesta continua che ha di dialogo con il territorio. Nella Syrah che piacciono a me, mi piace sempre che ci sia questo dialogo fra una parte floreale, che è la parte che per me la caratterizza più da un punto di vista femminile, ma mai un fiore troppo sciocchino, oppure esoso, oppure estremamente saturante, ma invece una floralità che è molto più intima, che è molto più sfumata, che è molto più intrigante, condita, se fosse un piatto, da un po' di spezia, che a volte va dalle spezie più orientali, dai sandali, a queste spezie, anche lì più lisergiche e meno saturanti, ha logicamente questa struttura bella, consistente, ma con il dinamismo poi di freschezza finale che rende poi questo bicchiere intrigante, ma nello stesso tempo di forte personalità. Io a volte poi non posso fare non posso descrivere come certi vini li associo al mondo femminile, perché farei una questione di genere, e quindi ognuno poi trova quello che vuole in un bicchiere, ma diciamo, no, e quindi evitando questioni, però vabbè, io genere... le faccio dall'altro lato, se te ne fai da un genere io le faccio dall'altro e facciamo qua. E quindi siamo pari, quindi alla fine. Però è vero che la, io dico sempre, ma certe Syrah e certe espressioni, proprio per questa complessità, poi arrivano anche in alcune annate ad avere questi accenni quasi sanguigni, di carnosità. Io, in maniera un po', ripeto, giocandoci sopra, ma utilizzo molto spesso la parola sensuale, e a volte anche senza la S, senza la N, ma con un'altra S. Quindi qui c'è questa, ci sono alcune Syrah che sono veramente, dico sempre, quasi sessuali, nel senso del trasporto, perché è un vitigno di una intensità. Ci sono altri vitigni che lavorano su altre sensazioni più, diciamo, forse anche più intime, più mentali. Qua c'è la parte mentale, ma c'è anche tanto la parte di pancia, c'è la parte proprio carnale a volte, che ti stupisce, che veramente ti fa fare dei viaggi incredibili.